Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, oggi voglio fare un video particolare, un video diverso dal solito. Ecco, loro sono i protagonisti della didattica PET, cioè coloro che ci accompagnano puntualmente ogni volta presso le strutture. Sono canarini diversi l'uno dall'altro, proprio per far vedere quanti tipi di canarini esistono, perché molti non conoscono tutte queste razze diverse fra loro. E pian pianino si stanno abituando all'uomo, stanno diventando sempre più, nel tempo, sempre più docili. E come vedete, scappano anche via a volte, però poi ritornano senza problemi. Quindi, come sapete, noi questi laboratori di didattica PET stiamo portando i nostri amici canarini presso queste strutture. L'ultimissima esperienza, siamo stati al San Gabriele. Allora, non immaginavo, inizialmente non immaginavo di fare questo percorso che ci sta portando veramente a tante cose positive. Una nonna che mi dice: mi stai toccando la mano, ma mi stai toccando il cuore. Un'altra che invece inizialmente dice: no, guarda, non ti avvicinare con i canarini perché solo il pensiero mi viene il prurito. E dico: poi ne riparliamo eventualmente a fine giornata. In effetti siamo riusciti a quella signora lì in particolare a fargli prendere Bonnie in mano. Vieni qua. Insomma, tanta roba, questi piccoli esserini così allegri in qualche modo riescono a portare simpatia, allegria e soprattutto riescono a far non pensare per un attimo a quelle che sono le problematiche che ognuno di noi poi ha, i nonnini ancora di più, insomma, loro sono chiusi in queste strutture, quindi più o meno fanno sempre le solite cose, quindi quando arriviamo noi con questi esserini in qualche modo portiamo allegria, gioia e lo si vede, insomma, sta cosa la stiamo sperimentando, quindi se non altro riusciamo a tirarli un po' su. Naturalmente questo percorso è stato cominciato così un po' per gioco e naturalmente sta prendendo piede, sta piacendo soprattutto, insomma, agli addetti ai lavori. E io oggi volevo ringraziare particolarmente tutti coloro che hanno sposato questa causa e soprattutto ci hanno aiutato con un loro contributo. In questo momento contiamo oltre 300 e passa persone che ci stanno dando una mano, ci hanno dato una mano. Quindi io voglio ringraziare ciascuno di coloro che veramente hanno contribuito a tutto questo. E noi continueremo. Sicuramente in futuro diventeremo più numerosi perché, ripeto, sta piacendo questo vedere questi esserini al di fuori delle gabbie, quindi non più il canarino visto come il detenuto o colui che sta all'interno della gabbia, ma visto in maniera diversa. Vedete, loro sono molto tranquilli, in qualche modo si stanno abituando alla presenza delle persone, quindi mentre inizialmente magari si agitavano, si stressavano, ora quasi l'hanno presa un po', probabilmente anche gio come gioco anche per anche loro, quindi li vedo molto tranquilli. Sono un tipo proprio per far conoscere la varietà di canarini. Volevo ricordare a coloro che sono interessati al mio libro, già in molti me l'hanno chiesto, in molti l'hanno ricevuto e qui racconto la mia storia. Vieni qua, stai con me. Racconto la mia storia, racconto quelle che sono state le mie esperienze, soprattutto le mie conoscenze con molti allevatori bravi. Ho avuto la fortuna di avere a che fare con grandi maestri, quindi la mia storia personale che la metto in qualche modo a disposizione. Naturalmente tutto il devoluto è andato a favore e va a favore della nostra associazione, proprio per portare in giro i nostri canarini e soprattutto far conoscere il nostro mondo. Perché ragazzi, purtroppo il dato di fatto è questo, che in molti non conoscono il nostro mondo ed è un vero peccato. Cioè, a volte questo piccolo esserino sembra quasi un giocattolo per le persone, infatti spesso mi capita, no, di: ah, i canarini, sì, cioè, qualcosa da nulla. Invece no, cioè, loro hanno un cuore, loro hanno un'anima.
E se riesci in qualche modo a capire la loro anima, il loro cuore, sicuramente entri in sintonia, però mi rendo conto, insomma, che non è cosa da tutti usare l'anima nella vita comune, quindi non è per tutti, anche questo è giusto. Bene, ragazzi, allora io vi saluto, vi do buona domenica a tutti. E ricordate, associazione Piccoli Appassionati di Canarini, noi continueremo a divulgare, continueremo a far conoscere il nostro mondo e continueremo a far passare a persone meno fortunate di noi, ai nonnini e a quant'altro, a tutte quelle persone bisognose di conoscere il nostro mondo, ma soprattutto di passare un'ora diversa dal solito, proprio per allietare un po' qualche momento ed essere sicuramente d'aiuto. Un abbraccio a tutti, buona domenica e un bacio alla telecamera. Ciao! Stavamo dimenticando la cosa più importante, doveva essere questa la notizia d'apertura. Auguri a tutte le mamme sono la ricchezza del mondo, perlomeno il regista mi ha detto di dire così. Un abbraccio, ragazzi, un abbraccio e buona domenica a tutti. Ciao!